Non esistono i no e non esistono le cattive maniere. Solo l'affetto e l'amore. E se devi dire qualche no, lo devi fare con saggezza. Roma, Istituto Don Guanella. Parte da qui il racconto di un gruppo di attori che, nonostante varie problematiche di salute, hanno vinto la loro battaglia e sono diventati protagonisti di un film. Vestito molto bene, col papillon e cosa, dice, ma lei è un attore, purtroppo sì, certo, però, sì. Oddio, nel purtroppo, vedi, si è trasformata in bellezza. Forse la vita è un film, a volte da Oscar, a volte è un semplice documentario in bianco e nero, ma il bello è che dalle storie che ci sono dentro impariamo sempre qualcosa e vale sempre la pena, fosse solo per un paio di scene, di aver dedicato del tempo a quel film o a quel documentario.